Andre, benvenuto. Lei, attenzione, che è il primo che mi arriva con il titolo, le origini, perciò pass finito. Io ci sto arrivando, ce l'ho, ci sono quasi. 50.000 coppe, diamante 1, diamante 2, 5.800 win in 3v3, 5.900 in SD, perciò siamo lì. Un po' di 25, ma non tantissimi, a Andre il 6 preciso. Preciso, preciso, niente di più, niente di meno. Alessandro, 47.200 coppe, 9.400 win, un 2.000 in SD e poi diamante 1, diamante 2. Rank 30, a meno che io non sia totalmente ciecato, che ci stiamo lavorando, non ci sono. Perciò pochino sotto il 6, 5.5, con 47.000 coppe, sì, 5.5. Allora, Savi, 52.700 coppe, 19.000 win, diamante 3, mito 1. Questo con i rank 30 compensa, perché ne ha 2, 3, 4, 5, 6, vabbè, ne ha un po' 7, vabbè, comunque all'incirca. Uno più uno meno, arrotondiamo, perché oggi siamo dei gentili, a una decina. Ecco, questo è già un pochino più complicato, perché è ovviamente un pochino di più di cagnolino. Questo potrebbe essere un 6.5 molto molto abbondante. 6.5 più che meritato. Puffo, che qua mega svirinata, mi è entrato con il Mr. P da Roma. Ho apprezzato la svirinata. 53.900 coppe, 11.000 win. Diamante 3, diamante 3, molte in linea, SD non tantissime e ovviamente kit rank 30, bravo, che hai approfittato di un brawler incredibilmente rotto. Questo per me è un 6 più meritatissimo. Tommy, lei è vicinissimo alle 50.000 con 8.000 win e altre 3.600 in SD. Oro 2, diamante 1, niente rank 30, 5.5 perché PL in squad, che è molto bella. Io magari PL solo non ve la considero di giocarla, non, proprio una modalità brutta che vi fa perdere la testa. PL team però è bella, PL team è molto più competitiva, anche se purtroppo immagino che non ci siano tanti team che giocano, perché ormai vabbè, il master l'hanno fatto in tanti, però PL team è veramente un'ottima modalità, soprattutto per imparare a giocare in 3v3, essere un po' più coordinati, perciò se mi portate qualche rank un po' più alto sono contento. 5.5 dai. Leone, 40.000 coppe, 3.400 win in 3v3, polli del campo, ho capito, con 3.000 win in SD, oro 3, diamante 2. E questo penso... Ah, addirittura rank 30! E qua cambia tutto. Cambia tutto perché rank 30 un pochino ti busta. Giustamente, hai un rank 30. Anche la valutazione ne risentirà, dato che la valutazione è mia, personale, super soggettiva. I rank 30 a me piacciono. Leone, dovresti essere un 5, però con il rank 30. Invece che il 5 ti porti a casa un 5 più. King, lei con quasi 40.000 coppe. Oro 3, oro 1, 4.000. Vittoria in 3v3, un 2000 in SD, che sono la metà di quelle che hai, perciò sono comunque un numero rilevante. 4.5 direi che è un voto onesto per le win, PL che non l'hai toccata. Dai. Swan, spero di averlo pronunciato bene. 50.000 coppe, 6.600 win, altre 3.000 in SD, mito 1, mito 3 e un po' di rank 30. Attenzione, i primi 4 subito belli freschi, magari 6 è un po' troppo stretto, 6 più massimo 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 6.5, comunque la sufficienza è più che abbondante, ma non posso darti di più perché comunque le coppe sono 50.000 proprio precise. Stemmitz con la Z finale, 61.000 coppe, mito 2, mito 2, 11.400 win, altre 3.000 in SD, un po' di rank 30, attenzione, una Shelly che sta andando verso, penso, il 35, è già al 33, 4 rank 30, di cui uno molto abbondante, 61.000 coppe, questo 7 per forza, che perché ha sempre il doppio mito, è onesto, un numero di win non eccessivo, perché gli altri che ho cui ho dato 7 avevano un pochino più di win, però più o meno siamo lì, dai. Allora, Adello, con 63.000 coppe, 34.000 win, oh qua alziamo un pochino di più l'asticella, leggenda 1 e il master in solo, attenzione, anche il primo 35 della rec, 2 35, forse c'è un altro, ce n'è altri 2, 3, 4, e vabbè 5, 6, e vabbè, vabbè, ok, diciamo ne ha un po'. Abbiamo capito che Dello la ladder la pusha. Più di 7 perché c'è leggenda, il master, i 35, più di 60.000 coppe, anche un buon numero di win, non esagerato. Questo potrebbe essere un 8. Cioè tipo se lui aveva 70-75.000 coppe, era tipo il mio account, avrebbe avuto magari anche 40.000 win, prendeva anche 8.5, 9, che c'è 35. Direi che 8 con 63.000 coppe
però tutto il resto è molto buono. Crix, 56.000 coppe, 18.000 win, oro 3, mito 1. Senza rank 30, aia, tra PL che è un po' t'affossa perché oro 3 è un po' bassino, senza rank 30 che anche quello è un po' t'affossa, però vabbè, mito 1, 18.000 win, un po' compensano, un 6 preciso dai. Ho visto, vabbè, trama è, metà dei messaggi è illeggibile, cioè nel senso... C'era anche la cheat alla domanda di Zano che Gabbo si è messo a piangere per quella domanda, proprio stava piangendo. È entrato Pierre, eh? È entrato Pierre! Il buon Pierre, che vabbè, per quelli che passano in live lo conosceranno, è un ragazzo molto esuberante, ecco, diciamolo così, e si vede anche dall'account. Ovviamente, vabbè, statistiche le guardiamo così per il content, 28.000 coppe. Addirittura bronzo 2 e oro 1 in solo, 4200 win, e li sta pushando piano piano tutti a 500. Bravo Pier, si vede che segui le mie live, li sta arrotondando tutti piano piano. Ragazzi, devo fare un diciamo uno strappo alla regola, giusto perché Pier è un account un po' esotico di una persona che mi sta particolarmente simpatica. La valutazione con, vabbè, 28.000 coppe, quello che ha sarà, boh, un 3, dai. Gli diamo, non lo so, un 4 per la fiducia, un 4 solo perché è Pier. È un work in progress. 5 politico ti piacerebbe, 5 qua si chiede troppo. Gabri con 40.000 coppe, 7.000 win, oro 2, oro 3, senza rank 30 perché non ci sono, ok. Ci sono un po' di 25, ma non i 30. 40.000 appena fatte. Comunque un po' di win le hai. Facciamo un 5 meno. Siamo al limite del 5. Attenzione. Ce l'ha fatta, eh? Ce l'ha fatta ad entrare. Questo dimostra che i dispositivi pro e le connessioni incredibili funzionano. Allora, è qua. Il voto è altissimo perché abbiamo quasi 75.000 coppe. Doppio master. Quasi 50.000 win. Un club incredibile e anche poche win in SD, eh? Vabbè, 35 qua si sprecano. Oltretutto ce ne sono alcuni fatti di recente, tipo questi giorni. Direi che insomma l'account di Aunty parla chiaro. Peccato per gli ultimi, ma ci sta lavorando. L'account di Aunty, ragazzi, è molto alto. È molto alto come voto e l'unica pecca è giusto tipo i brawler bassi, che se facesse quelli sarebbe... penso quasi a 80.000 coppe, sarebbe tipo 10, perché c'ha doppio master, un bel po' di coppe, un bel po' di win, un bel po' di rank. Questo è alto. Io mi ricordo a che valutazione avevo fatto al mio account, ma era intorno al 9 più, perché a me manca il master in solo. E lui ha più 35 di me, meno win di me, un pochino meno coppe, ma... potenzialmente ne ha di più. Eh sì, 9.5. E dai, 9.5 meritato. 9.5 perché penso il 10 sia col doppio master sopra le 80.000 coppe. 10 è proprio un account clamoroso. Proprio quello che vedi e ti spaventa. Non che Aunty non sia un account incredibile, però 9.5 è quasi al massimo. Dato lei con 58.500 coppe, 11.000 win, diamante 2, mito 2 e un 5.000 in SD. Arrotondiamo. Attenzione dato, così, dal nulla, 58.000 coppe, rosa al 35 e Iris al 31. Rank 30 non ho visto un altro per strada. Vabbè, dato che con 58.000 coppe non so quanti hanno fatto un 35, ti do un 7 di incoraggiamento. Che comunque le win sono buone, PL è onesta, i 30 non ne hai tantissimi, però ti busta il 35. Un 7 te lo porti a casa, costa. E allora, 54.000 coppe, diamante 3, diamante 3, 18.000 win, facciamo un pochino più di win, compagno di push. Allora, costa anche lui un 35 e più 30. Attenzione, situazione si fa interessante e qua siamo sempre sul 7. 7 direi più che meritato. Fire con 56, quasi 7.000 coppe, diamante 1, mito 1 e 8.000 win. E poi in SD ne hai all'incirca 3.000 e qualcosa. Questo qua è un account che comunque la sufficienza la prende. Io direi un 6 va benissimo. Leo Santer, non so come si pronuncia, spero di averlo letto nel modo giusto. Allora, 42.500 coppe, oro 1, oro 2, 6.800 win, account bello, bello fresco.
un po' di 25, nulla di proprio incredibile. Con 42.000 coppe hai superato le 40.000, un 5, all'incirca 5 meno, comunque sei più o meno in quel range di voto lì. Vicino, comunque poi alla sufficienza ti mancano le ultime all'incirca 10.000 coppe. Allora, Milanini con 64.500 coppe, leggenda 1, leggenda 2, 47.000 win, e però 10.000 anche in SD, che sono tantissimo. Un po' di 30, un po' di 35, ne vedo due. Root, Mortis e Fang, un po' particolare, addirittura per Iris questa posso immaginare dove è stata fatta, anche forse il Mortis, e. Perciò 3.30, no, c'è anche Eve, sì, sono 4.35 all'incirca e un po' di rank 30. Con leggenda leggenda sicuramente più del 7, però le 10.000 win in SD mi stanno un po' di traverso, che sono tante, 8 meno per le 10.000 win, però c'è anche 46.900 win in 3v3, che comunque sono un numero molto discreto, 8 meno ci sta. Mr. Cree, ma cos'è, fama solare ve la regalavano, che ce l'avete in diverse persone? A me mi mancano 6.500, porca vacca, mi tocca usare tutte le risorse, ho capito. E mentre salutiamo Edo, che è apparso nel video, grazie mille Edo. Allora, 63.000 coppe, 17.000 win, mito 1, mito 3 e anche lui 10.000 win in SD, che un pochino vi penalizzeranno. Allora, un bel po' di rank 30, veramente un numero discreto. Dai, mito 1, mito 3, anche un po' di win, dai, il numero onesto. Però ci sono le 10.000 win in SD sempre lì che spingono, direi, vabbè dai, 7 più al massimo, proprio perché oggi sì, sono gentile. Fama solare sbloccata oggi, vedi, proprio per apparire nel video.